tre sono i pilastri che caratterizzano la proposta di Swayze, la no prima novità del marchio Suzuki del 2021. Il pilastro dello stile è uno stile dinamico, sportivo, aggressivo, con la grande presa d'aria esagonale che ricorda il family feeling, ad esempio, del cavallo di battaglia della gamma Suzuki, Swift. Un design completato dalle grandi prese d'aria laterali vicine ai fari fendinebbia. La seconda caratteristica è il contenuto tecnologico che si rivela sia sotto il cofano motore con un sistema ibrido con batteria a 207 volt che consente, aiutando il motore termico, di raggiungere emissioni di sole 103 grammi chilometro di CO2 con il severo misurate con il severo sistema WLTP. Tecnologia non solo nel vano motore, ma anche per la sicurezza. I sistemi di ausilio alla guida che noi in Suzuki chiamiamo con il nome della funzione che realizzano, quindi l'attento frena, il guida dritto, il resta sveglio, a cui aggiungiamo con Swayze il senza mani che parcheggia la vettura in modo autonomo da sola. La tecnologia della sicurezza è poi completata dal terzo grande pilastro, la disponibilità di spazio. Swayze è una vera e propria open space che con 600 litri di bagagliaio si rivolge a chi abbia piacere o necessità di grande disponibilità di carico. 600 litri, dicevo, con i sedili in posizione normale possono arrivare a 1600 nel caso di sedili reclinati. Disponibilità di spazio nel bagagliaio e grande comfort e disponibilità di spazio anche all'interno dell'abitacolo. L'offerta di Swayze si calibra su due livelli di allestimenti, entrambi nella tradizione Suzuki con tutto di serie senza sorprese. Di fatto non esiste una versione base, la versione d'ingresso si chiama Cool ed è già ampiamente dotata dei sistemi di sicurezza che ho definito prima, cerchi in lega da 16 pollici, e fari a LED con parabola. 23.400 euro nel caso di rottamazione di una vettura di almeno 10 anni o 248 euro al mese. Per i più esigenti, con 2.500 euro in più, si aggiungono anche la chicca del sistema di parcheggio automatico e interni in materiali pregiati. Il lancio è previsto per il 13 febbraio in simultanea in tutte le concessionarie italiane.